Una grande riqualificazione delle strutture ricettive, infrastrutture materiali come l'alta velocità e immateriali come quelle digitali, valorizzazione dei borghi, sono alcune delle richieste da inserire nel recovery plan per rilanciare il turismo, come annunciato dal ministro per i beni culturali Dario Franceschini. Si punta anche su una grande campagna di promozione dei grandi eventi, come per esempio l'Anno di Dante. Nell'anno del Covid i passeggeri transitati dai principali porti italiani sono crollati di oltre il 90%, mentre le navi sono diminuite da 5.000 a 400. Queste le cifre riguardanti il turismo via mare del 2020. Le ricadute sulle agenzie marittime sono molto pesanti e, secondo Federagenti, la Federazione Italiana degli Agenti Marittimi, le agenzie con un ruolo prevalente in questo settore sono ormai sull'orlo del baratro, con una perdita di fatturato superiore al 90%. Primi contributi a fondo perduto in arrivo sui conti correnti bancari di agenzie di viaggio e tour operator che coprono le perdite da marzo a luglio 2020. Una prima boccata di ossigeno per le imprese del turismo, sottolineano Asso Viaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi e FTO Confcommercio, che ribadiscono che il comparto ha bisogno con urgenza di ulteriori interventi come il finanziamento del fondo perduto e la riduzione dell'aliquota IVA 74 ter. Non c'è bisogno di convertirsi all'Islam per accorgersi, mettendo piede in Iran, che l'immagine dipinta in Occidente di quella che era una volta la Persia non è poi così terribile come i film americani ci hanno raccontato. All'occhio forse superficiale del turista, l'Iran appare come un paese normale e per diversi aspetti affascinante. Probabilmente bisognerebbe starci qualche anno per poter scoprirne i lati oscuri che ci sono stati tramandati da certa letteratura. Negli alberghi l'onnipresente Khomeini vi indica la retta via con una freccia sul tetto. Le donne, anche se straniere, devono avere sempre la testa coperta. Insomma, le testimonianze del passato cercano di conciliarsi con certi aspetti della vita moderna. Nei lussuosi hotel del centro si può assistere a feste matrimoniali celebrate con sfarzo, ma con abiti rispettosi delle tradizioni antiche. Nel mondo islamico esiste il divorzio ed è praticato anche il matrimonio a termine, secondo la nostra guida, di poche ore. Alle turiste darà fastidio il fatto che il rispetto per il gentil sesso in fondo non è pari a quello dell'Occidente. Al centro del mondo c'è l'uomo. La prostituzione ufficialmente non esiste, ma col matrimonio a termine si può aggirare questo ostacolo. Qualche ora e via. Non è possibile fotografare o filmare luoghi militari sensibili, ma nessuno ci ha vietato di riprendere palazzi e luoghi pubblici. E quanto ai luoghi militari sensibili, chissà dove sono. Non certo alla portata dei turisti.